presentata questa sera alla Casa della Cultura la terza edizione di una ricerca che indaga quanto sono felici gli italiani. Enrico Finzi. Sì, è stata commissionata dalla nostra associazione non profit che si chiama Sono e che si occupa di innanzitutto ascoltare attentamente e in maniera non valutativa, empatica, le persone, perché in giro c'è una grande solitudine, anche tra persone circondate da migliaia di parenti e di colleghi di ufficio. E cerchiamo di ascoltare le persone, questa è una delle tecniche che aiuta alle persone che non hanno gravi disturbi psicologici, che richiedono psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, di definire meglio la loro vita, e in un percorso di soli 3 mesi con 2 di noi che seguono una persona, di ritrovare un po' se stessi. Uno dei nostri compiti, specie da quando siamo diventati APS, cioè un'organizzazione del terzo settore che non ha un orientamento ai profitti che tutt'al più vengono distribuiti, e che ha 2 compiti, e cioè quello di aiutare anche persone indigenti, quelle che la legge definisce disagiati, e di fare pubblicare ricerche rendendole di disponibilità pubblica, abbiamo pensato di fare la terza edizione di questa ricerca quadruplicata rispetto alle precedenti, e noi che ci occupiamo di cercare di aiutare le persone a trovare un loro benessere esistenziale, beh, abbiamo usato il termine felicità, che pure io non amo perché è abusato, sta nelle cartine dei cioccolatini, ma insomma, di studiare un po'. I risultati sono stati per certi versi sorprendenti. Innanzitutto noi abbiamo un settimo della popolazione, più del 14%, che è disperato, non solo infelice, ma disperatamente infelice. Se aggiungiamo un 26% che è poco felice, abbiamo un po' più del 40% degli italiani a cui butta male, che è una percentuale molto... Non è poco, anzi è abbastanza catastrofica. È catastrofica, sì. E poi abbiamo per fortuna circa il 38% che invece è molto felice e un altro 21% che lo è abbastanza. Quindi riflette abbastanza però un po' la dicotomia anche sociale verso cui stiamo andando, no? Con la classe media che sparisce, se vogliamo, i ricchi che diventano sempre più ricchi, i felici sempre più felici e gli infelici sempre più infelici. È uno dei risultati dell'indagine, che mostra una sempre crescente diseguaglianza sociale anche sul terreno della felicità. Noi abbiamo notato che la distanza tende a crescere quasi disperatamente. L'Italia più infelice è un'Italia innanzitutto giovane, e questa è una novità radicale, dal gruppo più ottimista al gruppo sociale più depresso. Il 40% dei giovani vive in una condizione che non è solo di disagio psichico, di cui molti psichiatri e psicoterapeuti, è di disagio esistenziale, perché si è ammalato il loro futuro, non hanno speranze, temono una vita precaria, non possono uscire di casa e mettere su una coppia o vivere da soli, parliamo di far figli, eccetera. Mentre, novità radicale, i nuovi vecchi, che nel nostro campione si fermano a 75 anni, sono completamente diversi dalla generazione che le ha precedute. Tanti sono nati dal 47 in poi, non hanno visto la guerra, la borsa nera, hanno vissuto i 30 anni dell'età d'oro, della crescita dei consumi, dei redditi, delle opportunità, sono stati anche indirettamente influenzati dal 68 e oggi sono l'età più felice, perché in realtà si invecchia intorno agli 80 anni, che è l'anno in cui mediamente si comincia a perdere autonomia, in termini di mobilità, di capacità cognitive, eccetera. Anzi, i nuovi anziani, che sono dei post-adulti, perché non sono molto diversi dagli adulti, oggi hanno anche possibilità sessuali legate alla rivoluzione dei farmaci contro l'insufficienza erettile, oggi viaggiano di più, oggi sono diventati la banca della famiglia, sono i principali finanziatori dei figli e dei nipoti, che spesso riescono ad accendere un mutuo, a prendere 2 stanze per sé, eventualmente il loro compagno o compagna, spesso con un aiuto determinante dei nonni.
Poi c'è la diseguaglianza sociale, che è terrificante e che è connessa strettamente alla questione del lavoro. Il non avere lavoro, non averlo mai avuto, inoccupato, averlo perso, disoccupato, averlo a tempo determinato, averlo part time, averlo in nero, eccetera, è qualcosa che non solo ti toglie reddito, ma ti toglie dignità. Il lavoro non è solo lavorare, è interagire con gli altri, è comunicare, è poter cuccare, ci mancherebbe anche questo naturalmente. E il lavoro è una questione gigantesca e da questo punto di vista il nostro modello sociale è sicuramente fallimentare. La povertà poi è orripilante, è in crescita, i molto poveri secondo questa ricerca sfiorano i 6,5 milioni, ma poi c'è una vasta area concentrica di i quasi poveri. Che anche sono... gente che lavora, perché il dato è questo, gente che non riesce ad arrivare a fine mese, certo, pur avendo un'assunzione magari, certo, ma con uno stipendio troppo basso. I working poor, come si dice in inglese, che magari, per fare un riferimento milanese, vanno a pranzo all'Opera San Francesco per i poveri, vicino a un albergo di lusso che si è indecentemente protetto con del verde per segnalare la distanza tra lusso e miseria, perché non ce la fanno più. Se poi sono maschi di una certa età e divorziati, sì, separati, divorziati, quindi il colpo è mortale. Quindi Maslow torna a essere valido, insomma, per guardare alla felicità prima devono essere soddisfatti i bisogni primari. Non c'è dubbio. E poi anche per primari non intendiamo solo la sopravvivenza, ma anche il diritto a un po' di vacanze, a un po' di relax, a qualche svago, insomma. Noi abbiamo cominciato recentemente con Sono, appunto, a seguire persone poverissime del nord e del sud, appunto gratuitamente, perché non potrebbero permetterselo. Abbiamo visto delle situazioni che sì, da sociologo conosco sulla carta, ma veramente disperate da questo punto di vista, anche se perfino in quei casi, pur non potendo risolvere per esempio il loro problema di reddito, riusciamo comunque a diminuire il gravame della vita, a ridare loro un po' di principio speranza, per così dire. Poi ci sono le donne. Le donne erano sempre state, io mi occupo di ricerca sulla felicità dal 2000-2001, in grazia non di una scelta mia, ma di una commessa della Colgate, la Colgate Palmolive, che ci chiese di mettere alcune domande sulla felicità. E ricerche, 22 anni che ne faccio su questo tema, che hanno coinvolto decine di migliaia di persone. Ebbene, le donne erano sempre avanti, più felici, meno infelici. Negli ultimi anni c'è stato un rovesciamento così, negli ultimi 3,5 anni, un rovesciamento così. Le donne sono più scontente e i motivi sono interessanti, sono più scontente perché sono più forti, hanno più aspettative, hanno più bisogni e queste aspettative sono deluse, perché si è diffuso un vero e proprio terrore della violenza maschile, che in parte è esperienza e in parte è informazione e i timori relativi, perché c'è... per esempio hanno ottimi risultati scolastici, migliori quella dei maschi, ma le loro competenze, le loro vocazioni, i loro talenti sono depressi assolutamente, perché vogliono di più e hanno di più, ma non abbastanza di più rispetto a quelle che sono le loro giustificate pretese. E poi c'è una crescente insofferenza per il casalingato, una crescente insofferenza per doversi gestire da solo i deboli della famiglia, il papà con l'Alzheimer, il ragazzo che si è rotto una gamba sciando e che per 3 mesi è a carico della famiglia, tutte queste cose qui, i piccoli naturalmente, i neonati, dove i maschi danno una mano, un po' di più, ma non tanto di più. Enrico, con la tua associazione, con Sono, cioè come si fa a entrare in contatto con voi? Cioè chi ha bisogno? Come funziona poi il rapporto tuo con te? www.associazionesono.it, c'è un
un normale sito che spiega esattamente che cosa facciamo, ci si può contattare via mail, ci si può contattare via telefono, vengono forniti dei numeri di telefono e sono sempre di più le persone che ci contattano. All'inizio abbiamo cominciato con gli amici degli amici, e poi il tantam più di tanto non può dare, a questo punto siamo presenti un pochino con un po' di comunicazione sulla rete, ma fondamentalmente il modo migliore è contattarci, tenendo conto che con il lockdown noi siamo passati a Zoom, cioè a lavorare a distanza, ma è molto meglio il rapporto interpersonale per tanti motivi che sono ovvi. Poi noi ci occupiamo di ascolto e l'ascolto è della persona, non solo delle parole. Quindi hai parlato della vostra comunicazione, peraltro insomma tu della comunicazione conosci tutti, come mai hai scelto AIDA Partners? Ho scelto AIDA Partners per tre motivi. Prima di tutto per un rapporto di amicizia che in vero c'è con altre agenzie, ma che con Gianna Pacello e suo fratello si è sviluppato in questi anni. Poi perché loro amano ancora e fanno bene l'ufficio stampa, che invece moltissime agenzie nel trasloco troppo rapido al digitale hanno abbandonato. E siccome un pochino di notorietà sui media arrivati a questo punto c'è utile, all'inizio abbiamo cominciato chiedendo loro un po' di supporto appunto in termini di ufficio stampa a questa ricerca, però abbiamo già deciso di mantenere il rapporto con loro più strategico nell'anno prossimo, anche perché devo dire io non ero aggiornatissimo, non vedevo Gianna professionalmente da 6 anni, però la squadra di donne e uomini giovani, che ho abbastanza giovani, che ha messo su, mi è sembrata straordinariamente motivata e davvero multimediale. Io faccio parte di quelli che criticano l'iperconcentrazione, spesso non di qualità, sui social eccetera, dove, il vostro giornale lo spiega, vorrei dire ogni volta, è indispensabile un livello elevato di professionalità e di flessibilità adattativa, perché lì le cose cambiano, cioè c'è il mese dei gattini che va bene su Instagram, poi i gattini muoiono su Instagram e vengono gli orsetti o TikTok eccetera, voi lo segnalate molto di me continuativamente. Attenzione, perché c'è un altro problema che riguarda il mondo della comunicazione, perché il mondo della comunicazione è concentrato lì dove c'è una maggiore e più moderna attività economica, che è la crisi del Nord. Il Nord era sempre stato più forte in ogni senso, anche sul terreno del benessere esistenziale, e adesso invece è il Sud a dominare, e qui si apre una aporia, una difficoltà straordinaria, perché come fanno a essere, come sono i meridionali, sempre più indietro rispetto al Nord, perché in Italia si allarga la forbice sociale ma anche territoriale, come fanno? E lì le cose che sono venute fuori sono interessanti. Ancora un elevato livello di relazioni interpersonali, la capacità per le next generations di essere anche generazioni offline, è la vera forza, è la sintesi tra online e offline nella vita. È un pochino più il peso delle tradizioni, anche della famiglia, che però sta cambiando anche al Sud, una maggiore cordialità. E questo di un approccio un po' sorridente alla vita, anche quando le cose vanno male, non solo un punto di vista economico, non so, gravi lutti, eccetera, è di grande aiuto. C'è in tutta la ricerca una domanda di sorriso, di cordialità, di mitezza tra l'altro, di non iperaggressività. In realtà questo paese è in parte già uscito, e il lockdown è stato utile da questo punto di vista, dal modello delle iperperformance, dell'iperproduttività, dell'iperfretta, dell'ipercompetizione a favore di una qualità della vita che lasci più spazio per sé e per i propri interessi, compreso il sesso. Compreso il sesso. Anche se l'amore, compresa buon rapporto sessuale, ho visto che è l'ultimo dei 15 consigli. Sì. I motivi sono numerosi, non è appunto sessuofobia, non è una fuga dal sesso, è che
molti rapporti di coppia sono insoddisfacenti, per le donne in particolare, che si lamentano non nei primissimi anni dei rapporti di coppia, c'è qualcosa di deludente. Per cui, per esempio, il gruppo sociale più felice, sono di, curioso, la prima volta tra l'altro che lo verificavamo, sono costituiti da coloro che hanno un rapporto d'amore ma non convivono. Poi però viene la convivenza, viene la convivenza, e poi, oltre alla convivenza, gli ultimi sono i singles. Vivere da soli comunque a volte è un passaggio obbligato per la conquista o la riconquista della propria autonomia, però insieme la famiglia è protettiva, è d'aiuto, è sostenitiva da questo punto di vista. Insomma, ma se dobbiamo tracciare, e con questo diciamo poi ti saluto, cosa è cambiato dalla prima edizione a questa edizione, circa il rapporto con la felicità degli italiani? È cresciuta l'infelicità, lo abbiamo chiesto ai nostri intervistati nell'ultimo triennio, che è quello del lockdown, dell'alta inflazione, dei costi dell'energia, della guerra in Ucraina, eccetera. Ci sono stati milioni di persone più infelici, però ci sono stati anche alcuni milioni di persone più felici. Il saldo è negativo, cioè ci sono quasi 3 milioni in più di gente che dice che è diventata infelice. Nel più lungo periodo, partendo dal 2006, c'è più gente infelice, c'è più gente disperatamente infelice, povera, sola, abbandonata, con una vita priva di senso, che vorrebbe morire. Non ha il coraggio di darsi il suicidio, ma dice: spero che la mia vita finisca presto, che è terribile, drammatico. L'inversione tra maschi e femmine, l'inversione potentissima tra nuovi vecchi e nuovi giovani, e un forte spostamento verso gli aspetti etici e relazionali. Valoriali. Sì, etici ci mettevo anche valoriali, non per niente alla fine farò vedere qualche dato sugli italiani e la fede. È vero che ormai quasi il 40% degli italiani non crede più a niente, neanche a un generico Dio, eccetera, ma è vero anche che ci sono persone, la maggioranza di coloro che hanno fede in due, che ne traggono felicità, che ne traggono benessere, e così per la spiritualità. E unico dato positivo tra i giovani per quello che riguarda l'impegno, il volontariato, l'impegno sociale, civile, politico, eccetera, eccetera, dove c'è ancora un grosso patrimonio di disponibilità a fare le cose per gli altri. I venerdì per l'ambiente sono uno degli ultimi esempi, che lasciano sperare che, facendo una politica della felicità, che si può fare, cioè con alcuni semplici provvedimenti e con, anche se posso invadere il tuo campo, con uno stile comunicazionale un po' meno datato e un po' meno tiktokico, se esiste, si può fare non poco per migliorare le condizioni del benessere collettivo. Certo, questa società non soddisfa più. Infatti mi verrebbe, insomma, da concludere con una sintesi, che poi sono sempre brutte e riduttive probabilmente le sintesi, cioè bisogna stare attenti all'innovazione, allo sviluppo, a dove sta portando, insomma, questa nuova era, o meglio, bisognerebbe mettere degli argini, intervenire tenendo sempre presente che l'uomo ha delle esigenze, che la felicità è importante. Certo, la donna e l'uomo, se posso correggere. L'uomo nel senso di essere umano, no, ovviamente. Noi abbiamo cambiato il linguaggio, noi usiamo, non piacendoci la sua e altre cose di questo genere, usiamo sempre mettere, non so, e o e poi barra A, comprendiamo sempre le donne. Credo che dovremmo restaurare un concetto che è quello degli umani, essere umani, e in questo senso non essere solo dei viventi, ma dare un significato alla nostra e all'altrui vita, anche perché non esistiamo isolati, esistiamo solo in relazione agli altri, e questo dovrebbe essere il nucleo della comunicazione, no? L'essere con e per gli altri, andare al di là di noi
dove noi però comprende noi stessi.